Davide Pagnate, laureato in farmacia, poi il cabaret, cinema e televisione. Adesso la coppiata vincente Boiler Zelig. La tua indole artistica è solo quella di far ridere o c'è un Pagnate diverso? No, come tu ben sai, c'è un Pagnate diverso, che è genovese per me, che è un po' così, è un po' come De André, come te, ogni tanto è malinconico e triste, però poi sfocia tutto sul palco a far ridere col cabaret, con la comicità. Senti Davide, nei titoli di apertura appare che uno degli autori di Zelig è Davide Pagnate, la prima volta o lo facevi in passato anche? Allora, quel Davide Pagnate sono io, lo confermo, l'accendiamo, la mia risposta definitiva. No, ho cominciato a fare l'autore a Zerigoff a settembre e poi sono stato promosso come autore in prima serata, ma in realtà io seguo da ormai 3-4 anni il laboratorio artistico di Zelig, sia come presentatore e conduttore, sia come coautore, aiutando gli altri autori di riferimento del laboratorio. Però sì, è la mia prima esperienza in prima serata, sono molto felice perché chiaramente mi confronto, insomma, con chi ha fatto la storia della televisione e imparo, cerco di imparare il più possibile. Ok. Senti, raccontaci il tuo amore per il Genova e per il calcio, anche se sei un mediano mediocre. Non sei un granché come calciatore, lo sai, no? Sono un mediano mediocre, sono stato una grande ala destra, ala sinistra e trequartista. Ci vorrebbe una pernacchia a questo punto. Non si dice Genova, si dice Genoa. Ah, scusami. Ecco, bisogna stare molto attenti a queste cose. E niente, a me ho giocato a calcio da quando ero piccolino, sempre giocato a calcio e ho sempre tifato Genova, per cui è una passione che ho e avrò sempre. Insomma, nasce secondo il Genoa sa che dovrà penare per tutta la vita a livello calcistico, però forse proprio il bello dei tifosi genovani è questo, che sanno soffrire ma amare la loro squadra. Senti, hai trascorso dei periodi di vacanza a Carovigno, cosa ricordi in particolare del nostro paese? Guarda, io quello che ricordo sono dei ricordi bellissimi, io ricordo tanti amici, ma veramente tanti amici, gente con cui si stava bene a passare serate, anche a far niente. Mi ricordo una mangiata di frutti di mare sugli scogli a Carovigno, mi ricordo le polpette di Cisternino, mi ricordo le gite a Ostuni, il mare, mi ricordo la casa di Mimmo con i fichi, tante cose belle, proprio tante cose belle. E voglio tornare presto, voglio portare la mia fidanzata lì perché lei non c'è mai stata. E ti aspettiamo volentieri. Com'è? Ti aspettiamo volentieri. Sì, cavolo, perché poi ci vogliono le cene nel garage, ci vogliono queste mangiate, lui si sta proprio bene, si sta. Va bene, allora ti aspettiamo presto. Un abbraccio. Purtroppo ci sarà anche Mimmo Ciaccia, ma va bene, non si può avere tutto e va bene così, insomma. Cercheremo di evitarlo il più possibile. Va bene, va bene. Ciao Davide. Ciao, grazie a tutti. Ciao, sono io, scrivo per il Cafone, una rivista controcorrente. Sì, ti volevo chiedere, ma quei pancali di legno là dietro ti servono? Perché c'ho mio cugino che c'ha un forno a legno che dobbiamo fare le pizze, se è possibile averli. Non lo so, altri per cortesia, grazie.